La tecnologia in Cina ha un suo mercato, internet è presente in ogni casa, in ogni dove, cioè un collegamento internet costa meno che comprare un libro, comprare una rivista ridicola, quindi internet è accessibile a tutti. Il problema dove sta? Il problema non è la censura, il problema sta nella lingua, l'alfabetizzazione all'inglese. Internet è un grandissimo mezzo, è estremamente libero, puoi pubblicare qualsiasi cosa. Il punto è motivare le persone ad accedere a questi contenuti e smuovergli la pigrizia. Quindi bisogna incentivare le persone ad accedere a nuovi servizi, a nuovi contenuti, ad esplorare anche il diverso. Quindi andare oltre il confine, oltre fuori dall'Italia. Quindi conoscere e ampliare quella che è la propria biblioteca umana. Questo è internet. In Italia funziona Facebook, perché? Perché è localizzato. E come in Cina esiste il clone che si chiama RenRen, se andiamo su renren.com, vediamo il Facebook clone cinese, in Cina Twitter non si sente neanche minimamente la mancanza. Bisogna trovare anche nuovi stimoli. Se non c'è un personaggio, un padre o una mater che non ti stimoli, è una cosa vana. Ci vuole sempre una guida o spirituale o teorica. Cioè, i grandi scrittori hanno smosso grandi pensieri, quindi ci vuole anche qua una figura. Internet non potrebbe fare questo se non ci fossero grandi persone umane in giro. Ai Weiwei, uno dei più grandi registi e creatore dello stadio Nido di Rondine dell'ultima Olimpiadi di Pechino 2008, è stato bloccato perché ha mandato delle immagini scomode, perché ha fatto vedere che c'è un fermento in Fino adesso internet. è un interesse internet controllarlo, proprio perché è ancora agli inizi, quindi le parole sono facilmente rintracciabili e smuoverli è un attimo, mentre invece avviare un contenuto, video, immagini, è più difficile criptarli, quindi decodificarli. Quindi voce, 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 bisogna motivare le persone a fare più video, più foto, documentare la vita, quello che ci piace, quello su cui vogliamo raccontare, appunto, anche l'inchiesta.